benvenuti alla prima puntata del Guidi Show. Una dedicata alle cazzate del signor Guidi, che è della Francia. Ora andremo fuori dove i Guidi è in procinto di fare una stronzata, di fare... Ma attenzione, qui è entrato. L'architettura rapisce il corpo, lo coinvolge totalmente, lo domina, lo logora. Le membra tese protratte ad assorbire la linfa palladiana crollano sotto la mole di cultura. Ragazzi, che ballerino, sono proprio cazzone. L'architettura batte le frontiere, il sangue, la passione di tutti i popoli è nelle strutture, nelle fondamenta, nelle strade, nelle città. L'architettura è il mondo e il mondo parla la lingua dell'architettura. Io te amo. Flaminia, Flaminga. Io no. Fine 250esima puntata. Entra la suocera. Chi è la suocera? Che era? Madre di Dios, la suocera. Grazie alla fatina del vino, qui ha portato il vino di casa. Fuori capo, applausi. Inizio 260esima puntata. Ah, il vino, ma sono un poeta. Sono un poeta. Leva le fatinas. La fatina della moneta spia. Stupore. Manca, amor mio. Dove è questo amor mio? Socera, tu me la pagherai. Io sono il tuo fratello. No. Sì, ma tu lo sai che il cugino del cognato della moglie della mia mujer è lei. No! Inquadra. Il cugino! Ma io cugino. Si è fatto l'operazione. Ma c'ha in testa cugino? Era un uomo, si chiamava Pietro. No, Pietro. Poi Ugo, l'anagrafe non so se l'è cambiato. Fine 260esimo. Inizio 262esima puntata. Perché tu non sai. Tu non sai che esta è la madre adesso. Sì, Pechino è il figlio di essa. E essa è la moglie del marito di Dio. Rimanete in pausa, fermi. Fine 262esima puntata, inizio 262esima. Senza un lag, per favore, deve essere molto muto. Passione ma muta, muta passione. Questo è un dolore intrinseco. Brava la passione. Pechino, vieni qui. Pechino, tu non es Pechino. Tu sabe chi è. Tu non sabes perché io sabes, via sabes, se via sapeva tutti io non avevo un coglione, esatto, ti è spalle via, tu es il famoso matador, il cavallo. L'architettura è lo specchio dell'attualità. La politica, il potere, le guerre nel tempo lasciano indelebili tracce nel cuore dell'architetto, che si commuove di fronte alla storia. Vai! Intervista esclusiva del... del TG regionale Le Marche a Bin Laden.
Villane non è morto. Parte queste domande. Si sta arrabbiando. Sì, iniziamo subito. È da un pezzo che non si mostra più alle telecamere. Come mai questa scelta? Sono stato spesso in questo periodo ha avuto impegni con un po' di nel suo harem ha avuto una situazione un po' problematica, diciamo. Praticamente sì, l'intenzione era quella di riproporsi alla televisione di Al Jazeera entro quest'anno. Sì. Bene, sono passati 5 anni dall'attacco alle Torri Gemelle. Hai in programma altri attentati? Ma sono 10 anni che... È veramente è un periodo un po' impegnativo e veramente l'intenzione è quella ancora di raccogliere i cocci di tutto quello che è crollato. Penso che queste strutture quasi quasi è meglio farci un parcheggio. No, un parcheggio? Parcheggio no, ma è un luogo di meditazione. Ho capito. Domanda allo studio? Siete in collegamento, no? Sì, dallo studio Rai. TG regionale delle Marche. Ci chiediamo se siamo ancora in collegamento. Sì. Ci dava la voce che era morto Bin Laden. Diciamo che non è proprio così. Pensando di raggruppare altre forze in modo tale da tornare combattivo come prima. Sono un influencer su Mazza prima, vabbè. Diciamo che ha avuto dei seri problemi, ma tutto sommato tiro avanti. Ci troviamo pronti a un nuovo attacco. E un'altra domanda, questa volta un po' più intima, ma dopo tutti questi anni trascorsi nella grotta, non sente la mancanza di, come dire, di una presenza femminile? Diciamo che non è indispensabile per la nostra battaglia. Adesso non possiamo esplicare tutto quello che proprio proviamo in questo momento. Poi la situazione è grave perché le forze ancora non si sono riunite e più di un anno che io non voglio più. Si parla dei problemi nel collegamento. Mi sento il ritorno. È possibile un'altra domanda? Esatto. No, Per concludere vorremmo un suo proclama. Di quelli suoi, tipici. Viva la figa e viva la ripeta. Attenti, popoli occidentali. State allerta, soprattutto voi donne. Come? Sento chi mangia il vero a gonfie vele. Vi colpiremo. Sì.